Buongiorno a tutti. Questo dovevo farvelo vedere, un eccezionale regalo che mi hanno fatto i miei colleghi e le mie colleghe per il mio compleanno. Iniziamo così questo video di presentazione del bilancio consolidato. Siamo qua a parlare di bilancio consolidato perché? Perché il 24 luglio la Corte dei Conti ha emesso una deliberazione all'interno del quale forniva una serie di linee guida per il questionario dell'organo di revisione sul bilancio consolidato. Questo è molto importante perché, seppur vero che il bilancio consolidato va a interessare una platea di comuni ridotti rispetto già solo all'anno scorso, perché parliamo come obbligo solo per gli enti sopra i 5.000 abitanti, vediamo come l'adempimento diventi sempre più stringente e vincolante dal punto di vista del controllo. Con le linee guida, infatti, i revisori avranno degli obblighi di risposte da fornire per poi inviarle alla Corte competente, a fronte dei quali il livello di indagine e di domande fatte anche al responsabile dei servizi che si occuperà sarà sempre più approfondito. Andiamo in un video successivo ad approfondire quello che è il modello fornito, vediamo qua come emergono le situazioni principali, quali sono le situazioni principali che per l'appunto emergono. Si farà un'analisi particolare di quello che è l'individuazione del perimetro, la definizione degli elenchi, quindi introduzione nel gap piuttosto che nel perimetro di consolidamento, si presterà maggiore attenzione a quelle che sono le scadenze e in tutto ciò verrà istituito quello che è un nuovo questionario con una procedura di invio dello stesso e un coinvolgimento, come già detto, dell'organo di revisione. Per un maggiore approfondimento, al solito, faccio rinvio all'articolo allegato. Auguro buon lavoro a tutti con questo interessante adempimento che, come già previsto in tempi non sospetti, ci accompagnerà sotto l'ombrellone.